Buongiorno a tutti, io sono Valeria Patacchiola e sono la presidente dell'ARCI di Rieti. E per chi non la conoscesse, l'ARCI è un'associazione di promozione sociale che opera sul territorio della provincia di Rieti da circa 13 anni, attiva sulle politiche sociali, culturali e ambientali. Degli 11 progetti che sono stati indicati nell'intervento di Serena, l'ARCI ne gestisce due. Uno qui a Rieti, che è appunto un progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, e uno su Fara Sabina, che è un progetto invece per adulti. E io vorrei partire, sarò molto breve nel mio intervento perché voglio lasciare la parola ai ragazzi che sono qui con me. E vorrei partire nel raccontarvi qual è il titolo che noi abbiamo dato al nostro progetto, che è Una comunità educante. E questo titolo è ispirato al noto proverbio africano che penso tutti conosciate, che recita che per educare, che ci vuole una comunità intera per educare, per crescere un bambino. E quando nell'estate dell'anno scorso ci ritrovammo a coprogettare con il comune la ristrutturazione del servizio per minori, partimmo proprio da questo proverbio. Ci eravamo resi conto, infatti, che non saremmo mai bastati solo noi operatori, noi psicologi, noi assistenti sociali, per favorire l'effettiva integrazione dei ragazzi sul territorio, né per garantire loro il ritrovare un benessere qui. E avevamo appunto chiaro che solamente coinvolgendo tutta la comunità di Rieti saremmo riusciti a fare bene il nostro lavoro. Sia per i ragazzi, ma mi viene da dire anche proprio per la comunità di Rieti. Il primo passo è sicuramente stato quello di, ne ha già parlato l'assessore Mario Antoni stamattina, di portare i ragazzi a vivere al centro della città, in degli appartamenti, e quello di coinvolgere le famiglie in questo processo di accoglienza. Per noi mettere i ragazzi in famiglia significava farli entrare nella nostra comunità dalla porta d'accesso principale, dalla famiglia che non solo è padre e madre che si prende l'onere e l'onore di accogliere un minore straniero non accompagnato richiedente asilo in famiglia, ma anche poi la rete che questa famiglia ha a disposizione, amici, parenti, conoscenze. E questo è stato solo l'inizio di un percorso, perché poi in realtà la comunità educante, come ormai la chiamiamo, ha messo in campo tutta un'altra serie di attività progettuali per garantire che cosa fondamentalmente? Quello di cui si è parlato tanto in precedenza, cioè di garantire che i minori ospiti nel nostro progetto potessero avere sempre più occasioni di incontro e di scambio con la comunità di Rieti, sempre più occasioni per mettere in piedi una relazione che permettesse sia a loro di sentirsi più a casa, ma sia alla comunità reatina di capire effettivamente chi sono questi ragazzi, da dove vengono, che cosa cercano. E brevemente vi cito soltanto alcuni piccoli esempi di quello che stiamo facendo oggi e penso che le cose che vi possano interessare maggiormente. Da gennaio abbiamo attivato, grazie alla collaborazione con Radio Mondo, un programma radiofonico. Ogni lunedì sera dalle 9:30 alle 10:30 i nostri ragazzi hanno la possibilità di andare in radio, trasmettere la loro musica, la musica dei loro paesi, e attraverso quella musica raccontarsi, raccontare i loro paesi di provenienza e le loro esperienze. Però vi volevo dire che è una trasmissione interattiva, nel senso che si può partecipare alla trasmissione tramite SMS, Facebook, quindi si possono inviare messaggi in tempo reale perché la trasmissione è in diretta e quindi si può interagire con i ragazzi che sono lì. E a breve riusciremo anche a distribuire delle copie di un CD che stiamo realizzando dove c'è il meglio delle prime 10 puntate di questa trasmissione. È un'occasione di incontro, soprattutto appunto perché i ragazzi ospiti del nostro progetto sono minori e quindi la musica e la radio sono due strumenti che sicuramente possono favorire lo scambio. D'altra parte è anche vero, come si è anche detto in precedenza, che spesso i minori ospiti del nostro progetto hanno un'esigenza ulteriore
alla maggior parte dei loro coetanei, che è quella di trovare un lavoro e di sostenersi, non solo loro ma spesso anche la comunità che hanno lasciato a casa. E lo sapete bene tutti che il nostro territorio non offre tantissime possibilità, e quindi oltre al classico orientamento, al supporto che diamo ai ragazzi nel cercare lavoro, stiamo cercando di fare qualcosa in più, e quindi partendo dalla vocazione del nostro territorio, che è quella agricola appunto, stiamo iniziando un percorso che ci porterà alla costituzione di una cooperativa che permetterà ai nostri ragazzi di diventare i protagonisti del proprio lavoro, quindi essendo soci di una cooperativa. Altro piccolo esperimento che stiamo facendo sull'integrazione lavorativa è quello della realizzazione di video curricula. Perché? Perché molto spesso i curricula dei nostri minori, dei minori ospiti dei nostri progetti, sulla carta non rendono effettivamente tutte le loro capacità e potenzialità, no? Che molto spesso sono soprattutto capacità relazionali, comunicative, sono competenze che è difficile scrivere su un curriculum, no? E quindi abbiamo pensato che attraverso un video, attraverso dei montaggi, attraverso delle animazioni, loro potessero tirare fuori il meglio di quello che hanno, di quello che portano. E quindi a breve cercheremo, siamo per mettere online il nostro nuovo sito internet, nel quale sarà possibile visionare anche questi video curricula. Inoltre a breve inizieremo un percorso di incontro e formazione che avrà una durata molto lunga, di circa un anno e mezzo, e sulla genitorialità, sui temi della genitorialità, dell'adolescenza, dell'asilo, che sarà destinata alle famiglie di Rieti, quelle che vorranno avvicinarsi alla comunità educante, anche solo per curiosità o per conoscere quello che facciamo nel nostro progetto, o anche solo per condividere percorsi e scambiarsi esperienze, perché l'obiettivo prioritario del nostro progetto è sicuramente l'allargamento della rete a sostegno del progetto. E quindi cosa può esserci di meglio se non cercare di includere e avvicinare in questo percorso le famiglie di Rieti? Poi naturalmente la comunità educante è impegnata anche a favorire la partecipazione dei ragazzi a tutti gli eventi cittadini, ma anche a crearne specifici di sensibilizzazione sulle tematiche dell'asilo. Approfitto per invitarvi tutti per il lunedì prossimo, lunedì 19 alle 5 di pomeriggio, al foyer del teatro, dove presenteremo il manifesto pedagogico dell'ARCI, quindi illustreremo quali sono le linee pedagogiche che l'associazione a livello nazionale si è data, che sono quelle che poi noi fondamentalmente riportiamo nei nostri progetti e che partono dalla consapevolezza appunto che c'è bisogno di una comunità intera per educare un bambino, e partono dall'idea che attraverso il gioco, l'arte, gli strumenti che poi l'ARCI come associazione ha nel suo DNA, che utilizza in tutta Italia, si possa favorire l'emergere nei nostri beneficiari delle loro potenzialità più grandi, delle loro competenze maggiori. E questi sono soltanto esempi di intervento della comunità educante, altri ce ne saranno, e speriamo che le nostre attività vedranno sempre una maggiore partecipazione vostra, delle vostre famiglie, perché solo così potremo effettivamente fare un buon lavoro sul territorio. E, in conclusione, vi avevo detto che sarei stata breve, ringrazio innanzitutto Antonella, Francesca e Arber della Caritas, perché nell'organizzare questo evento abbiamo avuto poi occasione di scambiarci opinioni, commenti e di fare un pezzo di lavoro insieme, che è sempre importante. E poi ringrazio gli iscritti, perché non volevo dimenticare nessuno: Roberta, Claudio, Emanuele, Marcella, Pierpaolo, Roberta, Silvia, Cosetta, Francesca, Bruno, Rosella, Kitty, Franca, Edwin, William, Aurelien, Razzaculli, Slamudin, Mutar, Mamadou, Mohamed, Asnain, Abdul, Babali, Ervis, Alex, Fradi e Mariella, Eni, Valerio e Lelia, che sono che rappresentano il nucleo fondante di questa comunità educante. E sicuramente lavoreremo affinché l'anno prossimo la lista di questi nomi possa essere sicuramente più lunga. Io concludo così.